Con tanti ex in campo e tanti stimoli di rivincita da una parte e dall'altra, si poteva anche temere una lotta all'arma bianca. Invece Casarin ha passato uno dei pomeriggi più tranquilli del 79, a parte il gelo. E Bologna e Napoli, dopo qualche scaramuccio iniziale, si sono presto resi conto che un punto per uno rendeva più gradevole la vigilia del San Silvestro. E 0-0 è stato. Delle due, chi è più contento è il Napoli, che giocava in trasferta. Ma anche il Bologna ha dimostrato di gradire un rapporto di buon vicinato. Chi non ha gradito è stato il pubblico, che si è espresso a fischi. Ma tutto è finito lì. Perani spiega. È una partita strana perché non condivido questo tipo di gioco che abbiamo espresso oggi. Mentre per il Napoli è più giustificabile, in quanto un pareggio fuori casa loro poteva andare bene, noi dovevamo sfruttare di più, diciamo, questa partita interna contro un avversario che non sembrava così imbattibile. Gli unici due tiri degni di tal nome sono stati quelli di Castronaro, e se sul fronte d'attacco del Bologna succedeva poco, sull'altro ancora meno. Guardate questo pasticcio fra Bellugi e Castellini senza conseguenze, e adesso c'è un'altra occasione, si fa per dire, per il Napoli. Il tiro sarà di Musella, molto alto. Eccolo. Alla metà del secondo tempo, leggero brivido per i napoletani. Tenta il gol Ferrario nella sua rete e non ci riesce. E poi dalla bandierina la palla di Chiarugi va ad andare sulla traversa. Osservate. Non ci sarà altro che meriti di essere raccontato. Ecco il calcio d'angolo di Chiarugi.